Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport Odor TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e gli sport, all'aria aperta, siamo in onda tutto l'anno, con vari format televisivi, estivi in invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane, su diverse TV nazionali. In questa puntata scopriamo le novità e anticipazioni del prossimo inverno 2017 con la nostra Suzuki, vettura ufficiale Sport Odor TV. Andiamo nel bellissimo Trentino, nelle sue località più importanti, per vedere cosa ci hanno preparato per la prossima stagione invernale. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, questo comprensorio turistico che raduna 8 eccellenze turistiche della nostra Italia e del Trentino, partendo da est verso ovest sono l'Alpe Cimbra con Folgheria Luserna e Lavarone, il Monte Bondone, la Paganella, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida e Marileva, Peio, Passo del Tonale sino ad arrivare a Ponte di Legno, 380 km di piste sciabili con un unico ski. Passiamo con Cristian Gasperi che è l'amministratore delegato delle funivie di Folgarida e Marileva, uno schirama importante che vede voi come Folgarida e Marileva al centro di questo comprensorio. Il perché, le motivazioni, è un grande successo perché vi permette di essere conosciuti in tutto il mondo sciistico, italiano e straniero. Sì, la forza dello schirama sono appunto 8 società che collaborano insieme in un'associazione. Agiamo a livello internazionale promuovendo i nostri 380 km di piste, all'interno dei quali la schiare a Campiglio Dolomiti di Brenta, che vede Folgarida Marileva, Campiglio e Pinzolo uniti, riesce ad offrire un comprensorio di 150 km di piste, tutte collegate sci e piedi, quindi dove il cliente viene, trascorre la vacanza bianca, lascia la macchina e non prende più nessun pullman e ha a disposizione un carosello importante con tante novità per ogni anno. Ecco, ogni anno grandi novità che ponete sul mercato anche per questo 2017, poi 8 località che non si calpestano i piedi perché ognuno è famosa per un qualcosa, chi più per la famiglia, chi più per lo sci difficile, chi per lo sci alpinismo, chi per lo sci di fondo, insomma avete tutti delle eccellenze, delle peculiarità che fanno sì che siete all'avanguardia nel mercato sciistico. Sì, certo, noi collaboriamo tutti insieme, ognuno ha delle peculiarità, ha un target preciso. Ad esempio noi con Campiglio siamo molto forti uniti perché Campiglio è un bel nome, c'ha la gara di Coppa del Mondo. Noi invece siamo più concentrati sulle famiglie e anche per quest'anno abbiamo delle importanti novità. Ad esempio abbiamo una nuova pista bella larga che collega Folgarida con Campiglio e fa parte di una serie di investimenti dove il comprensorio deve essere unito. Quest'anno c'è la pista, l'anno prossimo sostituiamo l'ultima seggiovia, diciamo vecchia, che ci rimane, in modo da consentire questo collegamento sia in andata che in rientro da Madonna di Campiglio. Fulcro quindi è Folgarida Marileva di questa schiare. Sì, Folgarida Marileva ha ben 26 impianti, 36 piste da sci, quindi ha un carosello molto importante. Poi in Val di Sole ci sono tanti posti letto, quindi l'offerta della Val di Sole è molto competitiva e molto attrattiva sia in Italia e sia all'estero, per questo che Folgarida Marileva, diciamo, è un ingresso sulla schiaria molto importante da sempre, e con queste ultime novità di questi ultimi anni dove abbiamo puntato alla famiglia siamo molto competitivi. Grandi novità in questo inverno 2017 nel bellissimo Trentino, ora ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo a scoprire le grandi novità e anticipazioni in un'altra bellissima località, venite con noi! Siamo arrivati nella bellissima Val di Fiemme, la Valle Viva, la Valle Attiva, siamo con Marisa Giacomuzzi dell'azienda per il turismo, la responsabile di Fiemme Motion, questa speciale carta che è qualcosa di più della tassa di soggiorno, una tassa che a nessuno piace pagare, però in Val di Fiemme ci sono inventati questa bellissima carta che ha avuto un grande successo nell'estate perché c'erano anche, oltre che i mezzi di trasporto, anche gli impianti gratuiti in questa carta. Noi abbiamo pensato che in cambio della tassa di soggiorno diamo dei servizi al cliente che viene da noi, al nostro ospite. Quindi quest'estate, come hai detto giustamente, c'erano tutti i mezzi di trasporto, i musei, i castelli, gli impianti e oltre 100 attività che si potevano fare ogni settimana.
Per l'inverno ovviamente gli impianti non li possiamo includere, però abbiamo ancora un programma settimanale molto ricco, quindi sia per chi scia, quindi dopo lo sci, sia per chi non scia e vuole andare a fare una passeggiata, una ciaspolata, e poi tutti i mezzi di trasporto e tutti i musei e castelli del Trentino. E questo praticamente, dalle altre parti, è una tassa, diciamo, che nessuno paga volentieri da voi, avete integrato lo stesso importo, e come si ritira? Direttamente dall'albergo, immagino. Sì, certamente, praticamente il cliente, l'ospite, quando arriva in albergo, dà le sue generalità, paga la tassa di soggiorno e in cambio gli viene data questa card che è personale e vale, diciamo, per tutta la famiglia, e con quella può accedere a tutti i nostri servizi. Servizi che sono tantissimi e che trova direttamente l'albergatore, gli darà, quindi uno può avere degustazioni, ciaspolate, può avere, oltre ai musei, può avere anche, insomma, tutti i mezzi, perché la Val di Fiemme è una valle abbastanza larga ma molto bella, ma molto attiva. Esattamente, soprattutto anche gli skibus gratuiti, quindi si può lasciare la macchina comodamente in albergo e girare con la car. Tutte le informazioni comunque le trovate sul nostro sito www.visitfiemme.it. San Vigilio di Marebbe ospita anche quest'anno per la 16ª volta una gara di Coppa Europa Slalom in notturna, quest'anno maschile e femminile. Bravi a organizzare, noi l'abbiamo sempre seguita tutti gli anni, talmente bravi che anche quest'anno avranno una gara di Coppa del Mondo di sci alpino. Un complimento che ti ho fatto appena ho saputo la notizia, Diego, e ti rifaccio anche quest'anno, adesso, in questo momento. Bravi, siete contenti. Coppa del Mondo, ma soprattutto Coppa Europa, quest'anno maschile e femminile, sabato 17 di dicembre. Esatto, quest'anno il plan de Corona sa proprio di tutto. Siamo riusciti per la Coppa Europa, appunto il 17 dicembre, a riportare le donne in pista, perciò gara doppia, maschile e femminile, parallelo notturno, bellissima esperienza che abbiamo già fatto 3 anni fa, e non vediamo l'ora di poter cominciare la stagione. E poi, come dicevi, finalmente Kronplatz plan de Corona ha la Coppa del Mondo. Dopo 15 anni di gavetta, diciamo così, in Coppa Europa, dove ci siamo fatti le ossa, abbiamo fatto tanta esperienza, ci siamo riusciti, la FIS ci ha assegnato questo grande appuntamento il 24 di gennaio. Ecco, una gara che già era nell'aria, noi l'avevamo già annunciata in anteprima nello speciale che abbiamo fatto su Coppa Europa della scorsa edizione, giustamente la FIS è intelligente, ha capito le vostre potenzialità, ha visto quanto siete bravi a fare la Coppa Europa e quindi avete avuto questo premio. Per ora è una gara biennale, però avete il sigillo, entrate fra le grandi della Coppa del Mondo. È vero, a differenza di altri che dubitavano, noi del comitato organizzatore ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto la Coppa Europa per così tanti anni proprio per raggiungere finalmente questo obiettivo. E quando a Cancun questa primavera in Messico i responsabili della FIS hanno detto Kronplatz il 24 di gennaio alla gara, è stata gioia assoluta. Allora sabato 17 dicembre Coppa Europa e martedì 24 gennaio Coppa del Mondo. Vabbè, comunque l'importante è esserci, o in TV o meglio forse a San Vigilio sul Kronplatz. Certamente, chi viene a San Vigilio vedrà uno spettacolo di primo ordine, anche perché la Coppa del Mondo femminile, magari qualche volta un po' più in secondo piano, da noi sarà la grande protagonista. Gara notturna maschile e femminile, un grande ritorno, un grande successo. Avete un sito per maggiori informazioni che è? Certamente, è www.skiworldcup-kronplatz.com, e su questo sito troviamo sia informazioni della Coppa Europa che anche quella di Coppa del Mondo. In questo servizio parliamo di uno degli eventi più importanti della storia di Sportador TV, parliamo della Damello Ski Ride, una delle gare di sci alpinismo più belle delle Alpi, che noi seguiamo sin dalla prima edizione lontano 2007, una gara biennale, quest'anno il 2017 è in calendario domenica 2 aprile. Ne parliamo con Alessandro Mottinelli, che è il presidente del comitato organizzatore. Il 2 aprile lontano ma è vicino, perché tu sei già bello carico per questo grande evento, anch'io sono come sempre emozionato per parlare di questa grande gara. Carichi, oltretutto adesso con la prima neve già arrivata sulle cime abbiamo scaldato gli sci e siamo pronti per mettere in scena una grandissima gara, un altro appuntamento che fa brillare gli occhi anche al nostro amico Floriano, quindi la macchina organizzativa è pronta, l'entusiasmo è alle stelle, tanta voglia di proporre nuovamente una gara al top. Ecco, quali sono le grandi novità di questa 7ª edizione? Domenica 2 aprile il percorso parte sempre dalla Tonalina, sempre uno stadio sul Presena, insomma, che cosa hai in cantiere?
Allora, la prima regola è che la squadra vincente non si cambia, quindi lo staff è confermato, il percorso è piaciuto tantissimo, quindi anche quello è confermato con quelle bellissime discese sul canalino della D'Amello Ski Ride. Ripercorreremo la Cresta Croce, che tanto è piaciuta, faremo in modo che quest'anno non ci siano i disagi che nel 2015 hanno fatto... C'era un po' di coda. C'era un po' di coda, ma insomma è meglio la coda che l'assenza delle persone, per cui, ma vi prometto che quest'anno non ci saranno code. Due novità quest'anno, vogliamo sempre, noi ci divertiamo a inventarci tante cose e l'ambizione ci porta a dare ancora più risalto al pubblico, quindi approfittando della nuova telecabina che arriva a Passo Presena, quindi a quota 3000, monteremo delle tribune in modo da creare il primo stadio dello scialpinismo sulle Alpi. Speriamo veramente di riuscire in questa impresa, perché sapete ci sono tantissime norme che vanno rispettate, ma ci stiamo già lavorando, per cui sono sicuro che il 2 aprile ci sarà il primo stadio, la D'Amello Ski Ride Stadium. Altra novità è che tutti potranno salire a 3000 metri, quindi anche i non sciatori, molto importante, perché con le nuove telecabine, anche senza sci, si arriva e si può assistere al primo cambio pelli, che è uno dei momenti più spettacolari di tutta la gara. Ecco. Il sito per maggiori informazioni, noi ne riparleremo nel corso della stagione, perché ci fa piacere parlare di questo grande evento, damelloskiride.com. Segnate in agenda domenica 2 aprile alle 5 del mattino alla Tonalina, no? Partenza intermedia. Partenza intermedia, il collegamento Ponte Tenio Tonale, cosa molto importante per far affluire così tanta gente in montagna. Gli impianti saranno aperti anticipatamente e confermata l'apertura gratuita per tutti gli appassionati che appunto vogliono venire a vedere questo spettacolo da pelle d'oca. Non ci sono storie, domenica 2 aprile, al Tonale.